Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il Mavic Mini, o meglio l'attesissimo Mavic Mini, il drone probabilmente più atteso degli ultimi anni. Veramente c'è stata un'attenzione mediatica intorno all'arrivo di questo drone incredibile e DJI non ha deluso per niente le aspettative. Quello che era apparso per sbaglio per un breve periodo sulla pagina di Amazon con tutte le caratteristiche tecniche si sono rivelate vere. Tutte le caratteristiche che erano apparse in quella pagina di Amazon sono rimaste quelle, comprese il prezzo. Quindi partiamo da quello: il prezzo è di 399 euro per la versione base, quindi drone, controller, eliche di scorta, batteria, i tre cavetti e il cavetto per ricaricare la batteria. Mentre la versione Morphlite Combo, quindi con tre batterie, caricatore per caricare le tre batterie, eliche di scorta, un case dove mettere dentro il controller e il drone, in più i vari cavetti, quindi questa versione Morphlite Combo costa 499 euro, quindi 100 euro in più della versione base. Ragazzi, un drone pazzesco. Adesso lo guardiamo nelle sue caratteristiche tecniche, perché anche questa volta DJI secondo me è riuscita a sorprendere il mondo dei droni, nel senso che è riuscita a miniaturizzare un drone sia a livello di dimensioni che di peso, mantenendo però caratteristiche pazzesche. Ragazzi, questo drone è in grado di volare in modalità CE a 2 km di distanza. Cioè, se pensiamo ragazzi che il Mavic Air in modalità CE arriva a malapena a 500 metri, ma proprio regalandogli qualcosa, perché sennò siamo intorno ai 450, ragazzi questo arriva a 2 km, ovviamente senza interferenze, come il Mavic Air senza interferenze arriva a 450. Cioè, tolto il discorso del regolamento che ci permette di volare al massimo a una determinata distanza, ragazzi, tolto quello, la cosa impressionante è proprio da ammirare è l'impegno di DJI, fare un drone così piccolo, quindi una componentistica veramente ridotta, tutto miniaturizzato, e riuscire a volare ad una distanza di questo genere con un ritorno video in HD, che poi è lo stesso che ha il Mavic Air, perché anche il Mavic Air ha un ritorno in HD, non in Full HD. Quindi abbiamo un ritorno video uguale a quello del Mavic Air, ma con un range pazzesco. Quindi quando noi voleremo all'interno della distanza ammessa dal regolamento europeo, voleremo in totale sicurezza, perché vuol dire che volare intorno ai 250 metri di distanza, questo drone avrà un volo sicurissimo, sia ritorno video, connessione con il controller, cioè veramente si volerà in totale sicurezza da quel punto di vista, perché ragazzi, se va a 2 km possiamo immaginare come vola tranquillamente a 250 metri, quindi ragazzi è spettacolare. Se poi lo andiamo a pensare in modalità FCC a 4 km, veramente incredibile. Poi dopo a me mi viene un po' la palpitazione nel pensare che un drone che pesa 250 grammi, vederlo a quella distanza è inquietante. Sono il primo a dirlo, perché veramente il vento potrebbe essere l'unica cosa che lo manderà veramente in crisi. Sarà un po' come la criptonite per Superman. Secondo me un drone di questo peso veramente potrà sentire purtroppo la presenza di un vento anche non forte e mandarlo veramente in crisi, secondo me. Poi DJI potrà essersi impegnato tantissimo nel sistema di volo, quindi nella stabilizzazione, usando il GPS, usando i sensori, tutto quello che volete, ma purtroppo il peso è veramente ridotto, quindi il vento sarà veramente l'unico punto debole secondo me di questo drone, che per il resto ragazzi è pazzesco. Adesso lo guardiamo nelle caratteristiche tecniche, ma veramente secondo me è incredibile. Cioè DJI è arrivata a fare una cosa che gli altri fanno fatica a fare su un drone di dimensioni così. Loro l'hanno fatto su dimensioni così, quindi ragazzi non so cosa dire. Cioè veramente a me ha lasciato stupito, perché tutto quello che era stato dichiarato si è mantenuto, compreso il tempo di volo, che comunque è di 30 minuti a 14 km orari in assenza di vento, che però è tantissimo, nel senso ovviamente a 14 km orari una velocità veramente ridotta, cioè no, per fare magari dei video è la velocità giusta, però è un drone che dopo andremo a vedere che velocità può raggiungere, e rimarrete di stucco anche lì sulla velocità massima che può raggiungere. Secondo me non ve l'aspettate, dopo le guardiamo insieme, però DJI dichiara 30 minuti in assenza di vento a una velocità media di 14 km orari, che però è tantissimo, perché ragazzi veramente questo drone è grande così, quindi le batterie, cioè tutto
è miniaturizzato e soprattutto ha un gimbal stabilizzato su tre assi meccanicamente, quindi un consumo di energia, di corrente già solo dovuto al gimbal. Adesso andiamo a guardare le caratteristiche tecniche di questo drone. Cioè ragazzi, guardate, è bellissimo. Dopo scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, cos'è la vostra opinione, ma secondo me ragazzi questo drone è qualcosa di incredibile. Guardate, 249 grammi, ultra leggero, il peso è il drone con la batteria, quindi non con il paraeliche, 30 minuti di volo come vi dicevo prima a 14 km orari di media in assenza di vento, 2 km di trasmissione in modalità CE che diventano 4 in modalità FCC, sensore visivo, cioè i sensori che ha sotto per stabilizzare il drone, più stazionamento GPS, quindi al doppio sistema di stabilizzazione, fotocamera stabilizzata su tre assi meccanici, quindi tanta roba, fotocamera 2,7K, non è un 4K, ma 2,7K è già tantissimo a livello di qualità. Comunque vi ripeto, poteva essere anche un Full HD, andava bene lo stesso, perché con queste caratteristiche, in queste dimensioni, andava bene anche una fotocamera in Full HD secondo me, però qua addirittura arriviamo a 2,7K, tantissimo. Video e modifiche facili, perché all'interno della nuova app che si chiamerà DJI Fly, quindi un'app dedicata, non sarà l'app DJI Go 4 a cui siamo abituati con tutti gli altri droni, qua avrà un'app dedicata e questa app gli permette di fare modifiche facili ai video per condividere subito su WhatsApp, su Instagram, su Facebook, quindi anche per chi non è portato, non gliene frega niente di imparare applicazioni complicate per l'editing video, per condividere i propri video, qua fa tutto l'applicazione, quindi DJI tanta roba anche qua come al solito, cioè veramente un drone, cioè ragazzi, è un drone che secondo me non merita tanto, merita di più, cioè, ma solo per la cosa di averlo miniaturizzato così, ragazzi, con queste caratteristiche, cioè, dopo è da provare, per l'amor di Dio, però DJI se l'ha rilasciato con queste caratteristiche perché sa che questo drone può far bene, nel senso, vola bene, fa video buoni, anche perché DJI se no non ci smenerebbe la faccia nel rilasciare un drone con queste caratteristiche se poi non riesce a mantenere quello che è il suo standard, cioè i video buoni, diciamo il sistema di volo ottimo, tutte queste cose che rendono DJI il top nei droni, no? Quindi se l'ha rilasciato è perché queste cose le ha. Poi ovviamente, essendo un drone completamente nuovo, se vogliamo avveniristico, perché comunque miniaturizzare il tutto secondo me non è stato facile, soprattutto perché se guardiamo che altri droni fanno fatica a farlo su dimensioni grandi, avere caratteristiche che funzionano bene, anzi è un continuo tentare di migliorare, qua farlo su queste dimensioni, ragazzi, quello che gli altri fanno fatica a fare su dimensioni veramente importanti, cioè non so cosa dire, cioè veramente. Questa è l'applicazione nuova che, come vi dicevo, si chiamerà DJI Fly, e qua vedete che ha le funzioni automatiche, quindi ha quattro tipi di voli automatizzati, e anche questo, voglio dire, su un drone di queste dimensioni avere pure questi voli automatizzati, che cavolo, cioè incredibile. Io non so voi cosa ne pensate, ma io non sono entusiasta di più. Qua lo vediamo con tutti i suoi accessori, optional ovviamente. Questa è una base di ricarica dove lo si mette dentro e può stare tipo in mostra, cioè lo vedete qua, cioè incredibile anche questa cosa, lo mettiamo in piedi, questo si ricarica e sta pure bello in mostra, lo mettiamo in salotto. Questa è una cosa carina, nel senso un kit creativo, cioè degli stickers che noi andremo a attaccare sopra il Mavic Mini, possiamo colorare, dipingere come vogliamo, quindi renderlo unico, soprattutto magari per i giovani, per i ragazzini, una cosa anche questa che DJI non si fa mai mancare, queste cose nell'attrarre i giovani verso i droni, quindi fa sempre queste cose un po', diciamo, creative, che poi magari a uno di, che ne so, di 30 anni, 40 anni, 50 anni non, magari non interessano, ma per attirare comunque i giovani verso di sé DJI ha sempre puntato un po' a queste cose, con il tello, poi se andiamo a guardare anche il robot che ha fatto, anche quello per attirare i giovani. Qua abbiamo una borsa optional per il trasporto, qua abbiamo un fermaeliche per quando lo trasportiamo, e questo è un accessorio particolare, anche questo, un adattatore a scatto, cioè un adattatore che si andrà a agganciare sopra al drone, a cui potremo attaccare a tanti accessori. Vedete che usa questo pratico adattatore per personalizzare il tuo Mavic Mini con un'ampia gamma di accessori compatibili, quindi ci saranno degli accessori compatibili con il drone che lui può supportare a livello di peso. Se andiamo a leggere, c'è scritto che
che però gli accessori non devono superare i 30 grammi. Quindi non so quali accessori saranno, staremo a vedere. Andiamo adesso a vedere le caratteristiche tecniche che veramente meritano per un drone di queste dimensioni. Allora, 249 grammi il peso, l'abbiamo detto più volte ormai, ce l'ha pure stampato sul fianco, quindi più di così DJI proprio l'ha voluto sottolineare, secondo me, alla concorrenza cosa è arrivata a fare, diciamo serigrafando sul fianco del drone il peso del drone. Quindi qua abbiamo la velocità, ecco ragazzi, guardate la velocità, 13 metri al secondo la velocità, diciamo sport, chiamiamola così, anche perché c'è la S, quindi penso che sia sport, che sono circa 46 km/h. Cioè ragazzi, questo coso va a 46 km/h, cioè secondo me è tantissima roba, perché è comunque una scheggetta su un dronino di questo tipo. 30 minuti di volo misurato in volo a 14 km/h in assenza di vento, quindi vedete che i 30 minuti sono in assenza di vento, ma anche se ne dovesse fare 20, cioè è un drone piccolo così, cacchio, con una fotocamera 2,7K, con un gimbal motorizzato, cioè cosa dire, cioè incredibile. Dopo vabbè, tutte le altre caratteristiche tecniche, vedete qua la potenza di trasmissione in modalità C, abbiamo sia 2,4 che 5,8 GHz. Poi andiamo avanti, vabbè, i tre assi ne abbiamo parlato già, anche quello ormai è una delle cose per cui ha fatto clamore questo mini drone, perché veramente avere questa, ecco qua il bitrate di 40 megabit per secondo non è altissimo, però se la qualità della fotocamera è buona diventa interessante, anche perché comunque il video è a 2,7K, mentre vediamo che in Full HD possiamo fare anche 60 fps, quindi voglio dire 60 fps, anche quelli interessanti nel Full HD. Poi c'è da vedere questi 40 megabit per secondo come saranno a livello di dettaglio video, proprio perché 40 megabit per secondo sono la quantità di dati che è in grado di gestire la fotocamera, e ovviamente più sono alti, più la qualità, o meglio il dettaglio video, sarà alto. Quindi staremo a vedere questi 40 megabit per secondo, dove ovviamente, se, per dire, se andiamo a paragonare al Mavic Air ne ha 100, però il Mavic Air ne ha 100 sui 4K. Qua adesso staremo a vedere, comunque è da provare ragazzi, però secondo me, ve l'ho detto, poteva essere anche a 1080, cioè... E che cavolo, su queste dimensioni non trovo neanche stare a discutere su queste cose. Qua la qualità di trasmissione delle immagini nello smartphone, vedete 720x30 fps, 40 megabit per secondo. E poi ragazzi, basta, tutte le altre caratteristiche non ve le sto neanche a leggere, perché tanto quelle che conta ragazzi sono quelle che abbiamo parlato all'inizio, cioè tutto il resto è noia, perché è inutile dopo stare a guardare tutto il resto, dire sì però e sì ma chi è arrivato a fare una cosa del genere? Nessuno. Quindi è inutile stare neanche a criticare se ha qualcosa di negativo. Questi sono arrivati a fare una cosa dove gli altri fanno fatica a farle su queste dimensioni, dal punto di vista del video, dal punto di vista del volo, dal punto di vista, cioè quello che in realtà conta in un drone di questi generi, e quindi è inutile stare a criticare un drone che è grande così e in teoria farà quello che fanno questi. Quindi DJI secondo me venderà tanti di questi droni, che è una cosa che probabilmente farà il record assoluto di vendita di droni, sicuramente sarà già anche suo, però secondo me supererà il suo record personale, e non solo personale probabilmente, perché ragazzi, cosa dire, basta, non so più neanche cosa dire, perché è qualcosa che è incriticabile secondo me. Il prezzo secondo me ci sta, 399 euro, costa meno di quello che costava uno Spark, che aveva caratteristiche nettamente inferiore a questo, si pesava un po' di più, quindi magari aveva qualche problemino in meno forse col vento, ma aveva talmente tanti lati se vogliamo negativi rispetto a questo, dalla fotocamera che era stabilizzata su due assi, era solo in Full HD, le batterie che duravano praticamente niente, più complicato nel trasportarlo perché non era richiudibile, questo è pure richiudibile. A questo prezzo lo Spark probabilmente non costava così neanche senza il controller. Quindi qua abbiamo pure il controller, cioè ragazzi, boh, scrivetemi ragazzi voi nei commenti se ci trovate qualcosa di negativo, ma deve essere un negativo vero, ragazzi, perché va analizzato in questo peso, dove gli altri, vi ripeto, non ci sono neanche lontanamente arrivati. Sono curioso di vedere quanto tempo passa prima che un altro costruttore arrivi a fare un drone di queste dimensioni con queste caratteristiche. Sono proprio, ragazzi, curioso di vederlo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho detto le mie opinioni, in cui adesso aspetto che mi arrivi per fare la prova di questo fantastico mini drone, che veramente mi incuriosisce di bestia, ma proprio tanto, probabilmente forse è il drone che mi ha incuriosito di più dopo l'Autelivo, lasciate un grosso pollice
pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test e il nuovo Mavic Mini, ovviamente. Ciao!